Eccoci qua, oggi siamo a Mestre in provincia di Venezia e proviamo il Wustrom 1000 qualcosa. Questo nuovo bello giallo colorato con i colori della Dakar degli anni 80, questa enduro stradale sportiva. Ok, partiamo subito col dire che questa moto c'ha un motorone spettacolare perché è lo stesso motore della Raptor 1000, moto storica della Cagiva che tutti quanti dovreste conoscere se non conoscete già. Si sta belli alti su queste moto, mi piacciono un sacco. Il manubrio è largo ma non troppo, mi sembra più stretto di altre. Quindi il motore è un bicilindrico a L, la versione giapponese se vogliamo del motore Ducati. Adesso insultatemi pure. Senti che ben che va sta moto. Protezione aerodinamica buona, sempre il solito discorso, io sento l'aria perché ho il casco aperto, quindi se sto dritto col busto la sento. Mi devo cucciare un po' per non sentirla. Mamma, c'ha una frenata sta moto che fa paura. Qua devi frenare con un dito, ragazzi. C'ha un freno migliore della Ducati. Questa moto ti spara nell'infinito, ma soprattutto te la tiri sulle balle se freni. È spettacolare sto freno. Mamma mia, che roba. C'ha una frizione che è qualcosa di tenerissimo. Sono riuscito a mettere in prima senza neanche accorgermene, cazzarola. Ma che roba è sta moto? Mamma mia! Adesso mi capotto, adesso freno e mi capotto. No, se non muoio oggi non muoio più. La sella è dura, ovviamente. Senti che roba, questa arriva a 100 subito, subito, arriva a 200 subito anche secondo me. Mamma che frizione figa. Ok, mettiamo i piedi per terra, tocco con le punte punte, si sta bene anche qui. Io sono sempre alto 1,76. La seconda volta che becco il folle. I freni di questa moto sono qualcosa di eccessivo. Il freno dietro è incisivo ma progressivo. Il freno davanti è una fucilata sui col... Cioè, me lo aspetto su una moto da corsa un freno così. No, su un enduro. Anche questa qua si guida abbastanza da sola. Va in piega molto bene, molto stabile. Non si sente per niente il peso. Non so neanche quanto pesi, ma non si sente. Sei altissimo, effetto SUV. Sto pensando ai miei 50 anni su sta roba qua. Sta roba qua mi uccido a 50 anni se mi compro una roba del genere. Ma solo per il freno mi uccido. Di queste moto mi piace un sacco il fatto che abbiano ripreso le linee retro, che è un'operazione sicuramente di marketing, ma sicuramente anche di design. Forse poi sono più difficili da rivendere perché la linea è particolare, perché hanno più carattere, non lo so. Ci piace lo stile nelle moto, è ovvio che colori di questo tipo, un giallo fluo con una sella blu, non può piacere a tutti. Però almeno hai un collegamento storico, è una moto che ha un qualche valore emozionale. Questa è stata disegnata dallo stesso designer che ha disegnato la moto originale. È esploso un McDonald's qua. Senti che bel motore che ha. Il motore viene su bene, bello lineare, progressivo. La moto curva da sola. Da belle sensazioni. Da belle sensazioni. Le sospensioni sono tarate abbastanza soffici, ma non sofficissime. Ha poche vibrazioni questo motore. E niente, non riesco a dirvi di più. Mi ha preso un po' alla sprovvista sta moto. Vi dico la verità, venitela a provare perché vi piacerà. E anche oggi abbiamo finito. Ci vediamo alla prossima prova.